Ciao a tutti, oggi volevo solo far vedere queste mie statistiche, quelle che vengono chiamate Analytics, nella pagina che hanno tutti gli iscritti a YouTube. Lo so che sarebbe stato più carino fare una cosa in cui mentre parlo faccio degli stacchi, però data la mia profonda ignoranza in programmi di grafica, considerate che già è molto che sia riuscito semplicemente a mettere una pagina statica e far seguire poi la mia voce. Come potete vedere, volevo farvi notare, vabbè, la prima cosa è che questo canale, sebbene sia da poco abbia iniziato a produrre video, è molto anziano, forse uno dei primi potrei dire, considerate che YouTube è nato nell'autunno del 2005, questo quindi 26 giugno 2006, per questo ci tengo e non ne apro un altro nonostante attualmente abbia i blocchi, ma spero che comunque per luglio dopo sarà nuovamente pulito e a posto. Invece l'altra cosa che volevo farvi vedere erano più importante la percentuale di iscritti, i dati demografici. Come potete notare, una percentuale abnorme, veramente una maggioranza bulgara, credo che solamente nel parlamentino del PD possiamo, dove è richiesta l'unanimità per ogni cosa, si possano rinvenire maggioranze superiori, in cui su ovviamente un insieme di un 100% di iscritti, ben il 94,4% è costituito da uomini e solamente il 5,6% è costituito da donne. E ritorneremo su questo punto successivamente. Andando invece a guardare le età, noto che le donne sono praticamente inesistenti sulla categoria teen, cioè quelle adolescenti 13-17. C'è una percentuale minima, veramente sottilissima, delle ragazze dai 18 ai 24. Il grosso, ma il grosso di una quantità ridicola, è dai 25 ai 34. Poi dopo abbiamo un'altra assenza dai 35 ai 44 e un'altra percentuale minima pari a quella delle 18 ai 24 anni, dalle 45 a 54 anni e poi più niente. Invece la scala per quanto riguarda gli uomini è ovviamente maggiormente distribuita. Abbiamo una percentuale di ragazzini non elevata, ma comunque potete vedere un po' inferiore al 10%, sarà circa il 7% mi sembra. Se dopo, adesso perché non ho modo di andare a cliccare qui. Poi oltretutto mi dà i dati però non divisi per sesso sotto, e allora mi baserò, visto che comunque la percentuale di donne talmente minima che non inficia il conto finale, dai 13 ai 17 anni abbiamo un 6,9%, dai 18 ai 24 anni abbiamo un 24%, un dato importante, dai 25 ai 34 qui abbiamo il grosso, che è ben il 41% dei miei visualizzatori, una cifra veramente elevata. Ai 35 ai 44 anni, che io ricado comunque in questa età, sebbene all'inizio, abbiamo solamente un 15%. Poi abbiamo una fetta che comunque credevo minore, dai 45 ai 54, 7,8%, dai 55 ai 64 un imprevisto, addirittura 2,5%, addirittura gli over 65 anni, quindi parliamo di anziani, è 2,8%. Da questi dati possiamo dire che la fascia d'età tra i 18 e i 45
4 anni da sola ricopre ben l'80%, esattamente l'80% dei visualizzatori del canale. Quindi una fascia importante, diciamo quella che rappresenta l'età più attiva in generale, nella vita attiva, nella vita giovane, la prima maturità. D'altronde, per i temi trattati, è logico che sia così, anche per il fatto della scarsità di donne. Non abbiamo ragazzini bimbi minchia, evidentemente abbiamo qui una percentuale talmente minima che credo che i bimbi minchia, quelli che insomma sono così classificati, non siano presenti, ma siano presenti dei giovani, ma che siano comunque interessati a questioni diverse rispetto a quelle tipologiche del bimbo minchia medio. E addirittura abbiamo una percentuale, insomma, non piccola di una certa età. Allora, le valutazioni che posso fare sono essenzialmente due. Nella prospettiva di voler accrescere il canale, cioè coinvolgere maggiormente le donne, non so come, perché comunque non è che mi possa mettere a parlare di trucchi o di merletti o di, non lo so, cose insomma da donna. D'altra parte si potrebbe aumentare un pochino la fascia giovanile, tuttavia anche qui non si può snaturare il canale facendo stupidaggini, anche perché comunque non tutti siamo adatti, diciamo, a fare determinate cose, tipo, che ne so, ho fatto l'esempio di Minecraft. Nel gioco, quel gioco che insomma non conoscevo affatto, mi sono visto un po' di video. Dopo aver visto i video, confermo che a mio parere insindacabile è una schifezza. Comunque sia, poi dopo c'è chi piace e va bene. Ci sono sicuramente molti canali che offrono delle giocate da vedere. A me non piace. Al limite potrei fare dei videogiochi, sempre se riesco tecnicamente a realizzare qualcosa che poi posso riportare come video, di giochi vecchi che piacciono a me, o giochi di strategia come Europa Universalis, Victoria, oppure, che ne so, questi qui di strategia, già Civilization. Sinceramente, dopo Civilization 4 ho abbandonato, quindi non saprei, mi interessa già molto meno. Pensavo comunque di, sempre tempo permettendo e programmi permettendo, di realizzare qualcosa su Europa Universalis, perché comunque quello mi piace di gioco. Non lo so. È comunque un gioco di strategia, quindi non so se questa fascia d'età potrebbe allargarsi. Vabbè, vedremo comunque. Niente. È solamente così, questo video adesso per trasparenza, se volete lasciare un commento e dirmi secondo voi come mai c'è questa sproporzione, soprattutto tra i sessi, e questa distribuzione particolare nelle fasce di età. Anche se comunque, data la tipologia dei miei video, è abbastanza comprensibile, anche se mi piacerebbe che ci fosse un maggiore coinvolgimento femminile. Non dico certo una parità, perché è impossibile, ma almeno, non so, raggiungere tipo il 70 o almeno 80%.